Dimettiti o facciamo del male a te e alla tua famiglia è il testo della missiva anonima con due proiettili inviata al sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. Una minaccia arrivata nel giorno del Gay Pride con migliaia di persone che hanno sfilato a Pompei. La fascia tricolore omosessuale dichiarato che si è unito civilmente con il compagno al microfono del canale 696 però assicura che non si farà intimidire. Io quando sono minacce del genere non posso dire che sono dei chi fa azioni del genere, sono dei poveri illusi se pensano che questo possa bloccare un'azione amministrativa, se questo possa pensare di far paura a qualcuno. Noi andiamo avanti, a certi pusillamini non sentiamo e ovviamente speriamo alle forze dell'ordine, come è normale che facciano e come sicuramente stanno facendo in queste ore, in questi giorni, riescano ad acciuffare queste persone come a tutti coloro che lottano contro la giusta normalità di tutti quanti. A Pompei, anche davanti al santuario della Madonna del Rosario, ha sfilato l'orgoglio LGBT. In prima fila anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità Vincenzo Spadafora, che ha preso le distanze dalle posizioni conservatrici del ministro per la famiglia Lorenzo Fontana. Continuerò a difendere i passi avanti che si sono fatti nel nostro paese e a portare avanti una cultura di rispetto per tutti, e questo non c'è bisogno di nessun contratto di governo o di legge per portare avanti un impegno del genere. Poi le proposte legislative, quelle evidentemente invece vanno trattate con i nostri alleati e ne parleremo nei prossimi mesi. A sfilare, oltre a Monica Cirinnà, firmataria della legge sulle unioni civili nella precedente legislatura, anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E mai come in questo momento c'è bisogno di esserci per l'articolo 3 della Costituzione, per l'uguaglianza, per i diritti contro le discriminazioni, contro la xenofobia, perché siamo tutti persone, tutte e tutti, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Teme un passo indietro sulla stagione proprio dei diritti delle persone, dei diritti civili? Io sono molto preoccupato. Abbiamo il governo più a destra dalla Costituzione repubblicana, quindi la preoccupazione è alta.